Studiare per diventare imprenditori, una mission possibile, questo è quanto è emerso grazie a Startup Abruzzo, la gara tra talenti delle università ed istituti di ricerca abruzzesi, giunta alla sua quinta edizione. Il primo appuntamento con la competizione regionale ed è previsto all'interno di Visionaria, il Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara per il prossimo 22 novembre. Non è altro che la ricerca, la competizione tra i cervelli emergenti del territorio. È una competizione che noi come ente camerale l'abbiamo sposato sin dall'inizio dell'idea, lo portiamo avanti, lo sosteniamo perché abbiamo bisogno di idee, di cervelli, altrimenti i soldi si sprecano. Non esiste impresa degna di tale nome che possa fare a meno di un bilancio. È lecito dunque chiedersi in che modo il circuito promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, da Abruzzo Sviluppo e dall'Associazione Innovale abbia contribuito alle economie del territorio. Abbiamo esaminato fino adesso 250 start-up, di cui 50 sono diventate realmente delle imprese, quindi molto più alta della media nazionale. Di queste 50, 5, anzi 7 hanno ottenuto finanziamenti sia da investitori privati che da investitori pubblici, quindi possiamo dire che siamo più alti della media naturale delle start-up in Italia. Per quanto riguarda il futuro, possiamo dire che lavoreremo ancora di più per migliorare le idee dei ragazzi e per sostenere le idee migliori dei ragazzi, però siamo qui appunto per creare valore e non disperdere valore nel territorio. La seconda gara in calendario per il 30 novembre e il 1 dicembre a Milano in occasione del Premio Nazionale per l'Innovazione. Oggigiorno non dobbiamo più credere che un ricercatore può fare solamente il ricercatore, ma lo dobbiamo vedere come un potenziale futuro imprenditore e perché no anche di successo.